il Catanzaro espugna il Razza di Vibo Valentia, vince 3-0, relativamente agevolmente, tantissimi avverbi in un solo secondo, però al di là di questo, vittoria importante che consolida la formazione di Vivarini al secondo posto, quindi si partirà dal secondo turno nazionale, praticamente dai quarti di finale, molto semplicemente, per quanto riguarda il cammino playoff. Come vi dicevo, non so se sia un bene o un male, perché la squadra in questo periodo stava facendo bene e staccare per 20 giorni, ripeto, sotto l'aspetto psicologico, non so se sia un bene o un male, perché visto che nell'ultimo periodo stavano giocando bene, ci trovavamo bene. Giocatori anche che subentrano la panchina come Bombaggi che fanno gol molto belli, quindi sono in fiducia. Non so se sia così tanto un bene partire dopo, però l'importante era arrivare più in alto possibile. Tra l'altro oggi l'Avellino ha anche perso, mi sembra. L'Avellino ha perso, sì, il Palermo ha vinto a Bari, però Catanzaro secondo ha 67 punti, ha 8 punti poi dal Bari, ha terminato la stagione. Adesso vedremo un po' come andrà ai playoff, speriamo bene. Poi ovviamente ne parleremo a tempo debito. Vibonese che invece rimane ultima in classifica, anzi penultima considerando il Catania, ma ovviamente i playout non si giocano perché la distanza è siderale dalla quintultima posizione, 16 punti, 21 punti raccolti dalla Vibonese che l'anno prossimo dovrà ripartire dalla Serie D, a meno che non venga riammessa per le vicende proprio relative al Catania, oppure perché qualche altro banco salta, vedasi il Siena, la Pro Patria, che su tutte realtà è un po' in difficoltà, soprattutto nell'ultimo periodo, quindi potrebbero anche loro non riuscire ad iscriversi la prossima stagione. Però questi sono discorsi che si faranno più avanti. Una Vibonese che dovesse ripartire dalla Serie D ha una buona base, perché le giovanili hanno fatto bene. Anche oggi sono entrati nel secondo tempo diversi giovani. Io onestamente gli avrei concesso un po' più di spazio perché se lo meritano. La primavera ha fatto un ottimo lavoro arrivando addirittura ai playoff dopo annate in cui comunque la Vibonese sotto il profilo dei risultati non ha mai fatto molto bene, soprattutto quando ancora c'era il campionato Berretti o si chiamava in questo modo. Quest'anno invece in primavera 4 ha fatto un ottimo campionato e diversi giovani si sono messi in mostra, per cui l'anno prossimo secondo me sarà importante anche ripartire da questa base, considerando che in Serie D ci sono comunque quattro under obbligatori da schierare in campo, per cui certamente quello sarà fondamentale. Ma parlando della partita, è una partita abbastanza sporca in realtà, si è giocato poco palla a terra, tantissime volte si alzava il pallone, anche perché poi si è giocato a specchio, quindi entrambe con un 3-5-2. E c'erano molti duelli a centrocampo e non solo. Alla fine il Catanzaro ha evidenziato più qualità, ha evidenziato semplicemente l'essere più forte rispetto alla Vibonese, che soprattutto nella metà campo avversaria ha confermato anche quest'oggi tanti limiti. Ci ha provato diverse volte da fuori, soprattutto il primo tempo, però al di là di questo, una squadra che nella metà campo avversaria, nella finalizzazione delle azioni costruite, ha sempre fatto fatica dalla prima giornata, purtroppo. Detto ciò, Catanzaro che dalla sua è stato cinico e opportunista, nel senso che è stato cinico nel momento giusto, ha segnato nei momenti giusti e le 3-4 occasioni che ha creato le ha buttate dentro, cioè ha sprecato veramente poco oggi Catanzaro, e questo gli ha dato assolutamente atto ed è una prerogativa che una squadra deve avere di un certo tipo per vincere i playoff, essendo partite non secche, però andate e ritorno, ma comunque relativamente secche, sono due partite, non sono 38. Bisogna essere cinici al massimo, quindi questa prerogativa dobbiamo portarcela assolutamente anche nel post-season. E al di là di questo, vittoria assolutamente meritata. Un primo tempo dove l'approccio secondo me migliore da parte della Vibonese, una Vibonese che oggi caratterialmente ha fatto un'ottima partita, fino alla fine comunque continuava a pressare, continuava a lottarsela, e oggi sotto il profilo caratteriale nulla da dire alla squadra che ha assolutamente lottato con le unghie e con i denti, in relazione poi a quelle che sono le proprie qualità, rispetto invece a una squadra che lotta per ben altri obiettivi. Detto ciò, una Vibonese che è andata anche abbastanza bene in profondità nei minuti iniziali, e soprattutto l'occasione iniziale ce l'ha proprio la squadra di Mister Orlandi con questo lancio di Gelonese, dopo che la Vibo vince una seconda palla comunque a centrocampo, recupera palla a centrocampo, lancio di Gelonese per Spina che parte in posizione
regolare e arriva tu per tu comprando anima, apre troppo il piattone sinistro, la palla esce di anche un bel po' a lato alla destra di Branduani, però era un'occasione importante dove spinare tu per tu con il portiere. Ovviamente nei momenti in cui una squadra come la Vibonese spreca queste occasioni contro squadre come il Catanzaro che lottano per obiettivi importanti, si fa fatica poi a parlare di altro, nel senso che le squadre piccole contro squadre forti devono essere sempre ciniche al massimo, se no si fa difficile ovviamente, proprio per la differenza di qualità. Una Vibonese che, ripeto, approccia bene, pressa con efficacia e il Catanzaro nei primi 15-20 minuti commette diversi errori in fase di costruzione, soprattutto nel metà campo avversaria. Catanzaro poco pericoloso in questa fase, poiché molto impreciso. Vibonese invece è abbastanza sprecona, si lotta molto a centrocampo. Tra l'altro, un Catanzaro che ha provato spesso nei primi 30 minuti questo lancio verso le punte, e poi dopo un po' sbloccato, e questo nel momento in cui si era sull'equilibrio, sul risultato di 0-0, poi sbloccata la partita, la Vibo un po' ha mollato, se vogliamo, la presa, ha concesso un po' più di spazio e questo ha permesso alla squadra di andare molto più sulle fasce, però i primi 30 minuti fino al gol di Sunas, anche di più, primi 30 minuti in realtà, perché poi dal 30° in poi il Catanzaro ha iniziato ad alzare i ritmi, a premere sull'acceleratore, si è giocato molto più, meno sulle fasce, ecco. Con un De Sanctis che tra l'altro giocava quasi su linea di centrocampo ad impostare. Oggi i primi 30 minuti ha impostato più De Sanctis che Cinelli, ha giocato più la palla De Sanctis che Cinelli. Il pallone si alza molto molto spesso con entrambe le squadre che provano a scavalcare il centrocampo, le difese senza fronzoli, quindi ogni volta che c'era la palla veniva spazzata in avanti e quindi tanti contrasti, partita abbastanza sporca e poi comunque sempre buona intensità da parte di entrambe le squadre, così come nella fase centrale primo tempo, dal 15° al 30° diversi però poi sono anche gli errori tecnici, soprattutto la Vibonese in questa fase che permette con questi errori tecnici che fanno sì che la Vibo perda diversi palloni, permettono a Catanzaro poi di ribaltare l'azione e rendersi pericoloso. E una partita che in questa fase si gioca principalmente nella metà campo della Vibonese e si gettano le basi per poi quello che è il gol assolutamente meritato per come la partita veniva, anzi è stata gestita in quella fase, perché dal 30° fino al gol di Sunas, dominio del Catanzaro, con un Catanzaro completamente riversato nella metà campo avversaria e ha provato comunque anche a rendersi pericoloso. Nell'unica occasione vera e propria poi della partita a favore del Catanzaro arriva il gol poi di Sunas al minuto 36. Tutto parte tra l'altro da un errore di risaliti, un errore abbastanza in realtà banale, un rilancio sbagliato, palla che viene occupata dal Catanzaro, azione che si sviluppa proprio sulla fascia destra con Welbeck che apre molto bene d'esterno destro di prima per Bayeye, il quale la crossa in mezzo per Sunas che ha il tempo di girarsi completamente solo, qui difesa della Vibonese molle e errore da parte un po' di tutti. Bravo poi lo stesso calciatore del Catanzaro a buttarla in rete. 1-0 meritato, tra l'altro io l'ho predetto 5 secondi prima. Io ve lo giuro, nella mia testa ho detto proprio la prima che la palla arrivasse a Bayeye, che me la mettessi in mezzo, ho detto nella mia testa il gol nell'area del Catanzaro. Sono 5-6 minuti che il Catanzaro domina. Il gol nell'area. Ha messo il cross in mezzo. Bayeye ha fatto gol Sunas. Veramente, avessi scommesso in quel momento avrei veramente sbancato. Però, vabbè, al di là di questo, gol che era nell'area, effettivamente, poi è arrivato. Un Catanzaro che spinge molto la fascia destra, soprattutto con Bayeye, dove arrivano poi i principali pericoli, i principali cross, e poi dopo il gol, Vibonese che prova a reagire, però commette diversi errori anche in fase di costruzione che permettono poi al Catanzaro di fare male. Primo tempo dove è stato abbastanza equilibrato per 30 minuti, poi Catanzaro che è stato molto bravo a sfruttare l'unica vera e propria occasione creata e quindi alla fine la partita si è rivoltata, se vogliamo, a favore delle Aquile, quindi nei minuti finali poi la Vibo è andata un po' in difficoltà, troppi errori sia nel metà campo avversaria che poi anche errori abbastanza banali. Mi viene in mente un passaggio in orizzontale di Corsi, veramente errore assurdo. Però tutto sommato, partita abbastanza intensa da parte di entrambe le squadre. Anche nel secondo tempo, in realtà, la Vibonese secondo me approccia bene. Una Vibonese che lotta, che comunque recupera diversi pallini a centrocampo, però fatica per limiti propri a rendersi pericolosa nel metà campo
avversari. In questa fase ha più il pallone del gioco rispetto al Catanzaro e costruisce anche diverse buone trame di gioco, però ripeto, non riesce poi a concludere le azioni che vengono create verso la porta di Branduani, che oggi è stato praticamente inoperoso se non per qualche tiro da fuori sporadico. Detto questo, un Catanzaro che comunque continua a tenere un baricentro alto, ad andare a prendere alta la Vibonese e a provare a rendersi pericolo. Assolutamente Catanzaro in partita, una squadra che cerca comunque di sfruttare gli errori poi della Vibonese, quindi gestisce passivamente. Se vogliamo, tra l'altro oggi hanno scivolato tutti perché il campo forse era un po' bagnato, non lo so, fatto sta che tantissimi calciatori continuavano a scivolare, continuavano a cadere, però al di là di questo, nella fase centrale poi del secondo tempo arriva il gol del 2-0 del neo entrato da pochissimo Bombaggi, gol straordinario al minuto 68 dopo una rimessa, tra l'altro a favore della Vibonese con Polidori che la batte, Cinelli vince un contrasto aereo e palla che arriva Bombaggi che la prende benissimo al volo, gol straordinario. Mengoni non può nulla e così come contro il Campobasso Bombaggi si riconferma, gol veramente veramente bello e 2-0 del Catanzaro che la mette in banca. In questa fase dal 60esimo al 75esimo circa si gioca poco palla a terra, principalmente centrocampo, una Vibo che comunque continua a pressare forte, continua a mettere in difficoltà il Catanzaro, però inizia a concedere qualcosa, poi soprattutto dopo il gol perde un po' le distanze dietro e quindi concede qualcosa ad un Catanzaro che è bravo poi a sfruttare le occasioni che gli si vengono proposte, seppur qualcosina di più poteva fare sotto porta in questa fase. Tra l'altro esce poi per infortunio Spina al 75esimo, purtroppo Spina è fatto di cristallo, un giocatore potenzialmente fortissimo, tra l'altro del Crotone, tra le altre cose, perché l'ho acquistato l'anno scorso, ma l'ho tenuto in prestito a Vibo Valentia per questa stagione, l'ho acquistato in estate, ma al di là di questo è un giocatore troppo fragile. Se fosse meno fragile sarebbe devastante. Secondo me, in un campionato come la Serie B, Spina farebbe il devasto, un po' come Caso. Il problema è che, ovviamente, Caso del Cosenza. Il problema è che è molto, molto fragile, purtroppo. Però lo mirano anche abbastanza, essendo un giocatore imprevedibile, funambolico, che facilmente salta l'uomo, veloce. Ovviamente, i giocatori lo puntano, lo mirano abbastanza e quindi questo non lo agevola, però al di là di questo, poi minuti finali costernati da diversi della Vibonese che, ripeto, fatica a creare grandi pericoli, un Catanzaro che continua a gestire, attaccando, provando comunque ad attaccare, a sfruttare gli errori poi avversari. E arriva il gol del 3-0. Al minuto 87 un Catanzaro che sviluppa abbastanza bene l'azione sulla fascia destra, palla che arriva a Bombaggi che salta prima su Agher, tunnel a Spanò, giovanissimo, entrato da poco, e piano piano la mette dentro, 3-0 anche lì, straordinario, veramente nel breve, non nel breve, comunque in pochissimo spazio è riuscito a saltare due uomini e veramente a fare un gol anche qui, molto molto bello, 3-0, e Catanzaro che quindi cede il secondo posto, occasioni pericolose 1-4, mini pagelle, bene vi dico, Baglieie, che oggi è stato molto presente in partita perché si è giocato sia primo che secondo tempo principalmente da quella parte e devo dire che ha attaccato abbastanza bene, messo in difficoltà molto gli avversari, ha vinto diversi contrasti, abbastanza bene, abbastanza buona la sua prestazione, così come su Unas finché poi rimane in campo bene nella costruzione delle azioni, nel far girare palla, gol importante quello dell'1-0. Anche lui bene, così come Iemmello che oggi ha fatto un grande lavoro per la squadra, è venuto spesso a giocare, così come poi da quando è finalmente al 100% della condizione, Iemmello viene spesso a giocare con la squadra, a fare un po' il trequartista della situazione, se vogliamo, considerando poi le qualità tecniche di cui lui dispone, e ha fatto una buona partita assolutamente anche lui, non ha avuto poi grandi occasioni in realtà sotto porta, però assolutamente bene. Male invece vi dico Cianci, dal quale mi aspettavo qualcosa in più il secondo tempo, poteva fare qualcosa in più, gli sono arrivati anche pochi palloni giocabili, però secondo me Cianci qualcosa in più, spara alla porta, nei contrasti poteva fare, non malissimo ma abbastanza male, così come Risaliti che ha commesso quello che vi dicevo da cui poi è scaturito il gol dell'1-0, però difensivamente non malissimo, però qualche errorino di lettura poteva fare di più, e male anche Panati che quest'oggi ha commesso qualcosa di troppo e quindi prestazione sottotono.
Migliore invece Bombagi, lo voglio premiare nonostante giochi poi praticamente 25 minuti, però lo voglio premiare perché ha fatto una doppietta straordinaria, subentra e ancora una volta segna, così come contro il Campobasso domenica, mi sembra, o sabato, comunque settimana scorsa, veramente bene, sono contento per lui. E Peggioni invece Curiale, poteva fare di più, oggi poteva fare di più al di là della punizione che comunque... dal quale mi aspetto, cioè nel senso non devi segnare per forza punizione, però al di là di quello qualche contrasto perso di troppo, pochi palloni giocati con la squadra, poco in partita oggi Curiale e non bene, non bene. Comunque, quello che mi ha convinto meno, al di là di questo, ultima partita della stagione, quindi Vibo e Catanzaro fanno le valigie, non del tutto perché Catanzaro ovviamente le fa per un breve lasso di tempo, poiché tornerà poi in campo tra 20 giorni circa per i playoff. Poi ovviamente vedremo anche i calendari, vedremo contro chi dovrà giocare il Catanzaro. Vibonese che invece vedremo se ripartirà dalla D o no, però sicuramente il fatto è che è retrocessa. A questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!